Come era originariamente? Noi siamo qua, questo vedete. Ponte. Qui? Sì. Questo. Qua. Qua. Questa era via San Damiano. Uh-huh. Prima mi sembra che abbia cambiato nome. O non si chiamava così allora. E qui c'è un'incisione. Non so quanto sia fedele. E mi sembra un po' troppo bello. Gli hanno fatto il restauro nel riprodurlo. No, più che altro tutto quello. Vedete che c'erano i leoni sotto. E c'erano. Ah, giusto, vedete sotto le sirenette c'erano delle decorazioni. Uh-huh. Sono tutte andate perse durante il trasporto o altre le hanno rotte mentre era qua. Infatti uh-huh. Vedete che ci sono i segni staccate. Sì, o le hanno prese, se le sono prese. E ce le sono prese. I leoni non ci sono più, anche loro, ed erano tutti sui tre lati. Questi leoni. Quindi erano sei da un lato e sei dall'altro, sì. Quindi erano 12. Sì. Okay, adesso possiamo andare a vedere. Allora, un paio di cose da dire. Sono primo ponte metallico in Italia. Che è fatto di ghisa. Il primo ponte metallico in Italia, fatto di metallo in Italia, 1842. Le sirenette venivano chiamate dai milanesi sorelle ghisini, perché sono fatte di ghisa, metallo, era San Damiano, che oggi è via Visconti di Modrone. Uh-huh. Sì. E l'ultima cosa da dire è che ci vedete i lucchetti, sono perché ci stanno copiando la moda romana di quei romanzi di Federico Moccia dove si fanno queste stupidaggini.